Attimi di paura oggi, poco prima delle 13, per un incendio scoppiato nel vano motori del motoscafo Speedy Gonzale, mentre si trovava a navigare a largo delle coste di Limone, sul Garda, all'altezza dell'Hotel Pierre. Una comitiva di 42 persone, tutti turisti tedeschi in gita sul lago, è stata salvata grazie all'aiuto di una motonave della Navigarda. Durante le operazioni di spegnimento e recupero dell'imbarcazione, 3 vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti. Allora, l'intervento è stato un po' atipico perché un incendio in centro lago ha delle condizioni ambientali difficili, nel senso che l'attrezzatura è diversa da quella che usiamo a terra, e quando siamo arrivati sul posto col motoscafo sul quale avevamo caricato autorespiratori, manichette e pompe, la situazione era già abbastanza sviluppata. E siamo saliti a bordo con difficoltà perché l'ora era forte, le barche facevano fatica ad accostarsi, siamo riusciti a sbarcare sullo Speedy Gonzales e in quel momento lì ci siamo resi conto che l'incendio era in corso, era in atto e si stava propagando il fuoco sui camini di aereazione dell'imbarcazione. Quindi con gli estintori, abbiamo degli estintori speciali ad acqua, schiuma, siamo riusciti a contenere l'incendio, però a un certo punto la situazione è diventata davvero insostenibile, abbiamo deciso di trainare il più velocemente la barca a riva e da lì, comunicando con le squadre di terra, abbiamo fatto lo spegnimento da terra. Quando noi siamo arrivati a terra c'era già tutta la mandata pronta di schiuma e da lì in poi siamo riusciti veramente a soffocare completamente l'incendio. Il tragitto è stato abbastanza concitato, nel senso che la situazione degenerava, quindi siamo riusciti con mezzi abbastanza di fortuna a contenerlo, semplicemente contenerlo, perché dopo il fuoco iniziava a propagarsi anche all'interno dove ci sono le panchine e le poltrone, quindi è stata abbastanza dura, però ci siamo riusciti. Il secondo problema è stato che con l'acqua dello spegnimento la linea di galleggiamento della barca iniziava ad abbassarsi e quindi c'è stato il rischio concreto di affondamento dell'imbarcazione. Quindi subito dopo aver spento abbiamo anche pompato l'acqua in eccesso fuori con salsicciotti di contenimento per l'inquinamento ambientale. Quindi siamo arrivati al limite della galleggiabilità della barca, quindi l'intervento ha avuto un esito buono, ecco, insomma, nonostante le difficoltà gravi che abbiamo avuto. Ecco. I passeggeri che erano a bordo? I passeggeri sono stati prontamente fatti evacuare da imbarcazioni di passaggio di Navigarda, è stato diramato un allarme radio e quindi per fortuna, come prevede il codice della navigazione, tutte le barche si sono avvicinate al natante e hanno fatto evacuare i passeggeri. Quante persone sono intervenute sul posto e si è fatto male qualcuno? Allora, noi siamo intervenuti subito con il motoscafo C9 con 4 vigili del fuoco muniti di DPI, è intervenuta la moto d'acqua e il gommone e in più sono intervenuti i volontari del distaccamento di Salò che sono stati davvero importanti per il supporto agli operatori di riva, oltre a la Polizia di Stato e la Guardia Costiera. Abbiamo avuto anche 3 vigili del fuoco infortunati lievemente che sono stati presi in cura dal 118.